Il valore dell'Aquila, soprattutto nei singoli e soprattutto nel reparto avanzato, lo conoscevamo. E abbiamo preparato la partita, come sempre facciamo, pensando di lasciarli un po' palleggiare per poi colpirli, perché loro fanno del palleggio una loro forza, ma siccome non è che chi palleggia di più vince la partita chi fa gol, quindi io credo che oggi la Samba abbia avuto la maturità di fare gol quando c'era da far gol e di difendersi quando c'era da difendersi. Questa era una partita sicuramente non determinante, ma come detto importante, perché era importante vincere contro una diretta concorrente in casa dopo tutto quello che sappiamo che è successo a Chieti, quindi dare un segnale forte per dire la Samba c'è, noi guardiamo partita per partita, prepariamo le partite in settimana e andiamo a giocarcele per vincere. L'abbiamo fatto col Chieti, l'abbiamo fatto oggi con l'Aquila e lo faremo sicuramente domenica a Campobasso. Noi discreta partita, dai, abbiamo fatto del nostro meglio, la Samba ha avuto qualcosa in più. Insomma, nei 90 minuti ha meritato di vincere. Noi, secondo me, non abbiamo demeritato, perlomeno non mi aspettavo tanto di meglio. Seppur nella gestione della palla potevamo essere un po' più attenti e potevamo fare qualcosina in più davanti. Davanti parlo nella fase di costruzione della manovra. Dietro alla fine ci siamo arrabattati, ci siamo comportati bene insomma, nella fase non possesso siamo stati abbastanza attenti, seppur alcune situazioni individuali abbiamo pagate. La Samba ha pensato a ragione che noi potevamo essere una squadra che li poteva mettere in difficoltà, quindi ha giocato in maniera attenta, oltre che ha sempre comunque cercato di giocare. In alcune situazioni non gliel'abbiamo permesso perché siamo stati bravi, però loro hanno l'alternativa anche di giocare le palle in profondità, dove magari a volte negli uno contro uno noi abbiamo fatto fatica.